Buongiorno, buongiorno a voi tutti che ci seguite. Oggi 17 aprile 2021 in compagnia di Ilaria Falconi, amica di Libre TV, ormai da tempo è presente, la potete vedere con altre interviste anche su Libre TV e parliamo con lei che è un tecnologo di ricerca terzo livello CREA, nonché consigliera nazionale della SIGEA, che è la Società Italiana di Geologia Ambientale, di erosione costiera per quanto riguarda il litorale romano. E in particolare quello di Ostia. Ostia, ricordiamo sempre, per chi non lo sapesse, chi ci segue magari dall'Australia, Ostia è un quartiere di Roma, e quartiere diciamo che affaccia sul mare. E parliamo di questo problema che abbiamo affrontato anche altre volte, perché c'è una decisione della Regione Lazio che ha pensato appunto di approvare qualcosa che dovrebbe essere un rimedio. E ne parliamo proprio con Ilaria, che insomma è esperta di questo. Si tratta di pennelli. Ecco, che cosa sono? E siccome c'è un certo allarme da parte non solo di Ilaria, ma anche della SIGEA, peraltro la SIGEA ha organizzato anche un evento, ovviamente online, dato il periodo, il 10 giugno, poi ne parliamo rapidamente. Ilaria, a te la parola, di cosa si tratta? Perché dobbiamo essere allarmati da ciò? Sì, allora, come Società Italiana di Geologia Ambientale, che rappresento in qualità di consigliere nazionale, la SIGEA è un'associazione riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente che vanta oltre 25 anni di attività di educazione e sensibilizzazione ambientale, principalmente sulle tematiche geologiche, ma non solo, in quanto è costituita da professionisti multidisciplinari in varie materie, come ad esempio materie forestali, geologiche, architetti, ingegneri, eccetera, proprio per garantire una visione di insieme, un approccio a 360 gradi del problema e non solamente settoriale. E quindi la SIGEA, con un comunicato stampa di questa settimana, si è espressa, diciamo, contro la realizzazione di questo progetto della Regione Lazio, di due pennelli parzialmente sommersi, di cui uno di questi due pennelli a forma di T, da intestare sulla barriera distaccata sommersa che in realtà ad Ostia Levante, a differenza di Ostia Centro e Ostia Ponente, non c'è una barriera vera e propria sommersa, tra lo stabilimento Pinetina e lo stabilimento Gambrinus nel Lido di Ostia, poiché questa zona è soggetta a forte erosione, specialmente durante le stagioni invernali con il maltempo. No, ovviamente non è il maltempo o le onde la causa dell'erosione costiera della zona di Ostia Levante, ma è tutto il contesto, partendo, come già abbiamo detto altre volte, dal fatto che il fiume Tevere, che è il nostro nastro trasportatore, trasporta solo un 20% dal 1878 di quel trasporto solido, perché le nostre spiagge sono tutte, i loro sedimenti sono tutti generati dai sedimenti provenienti dal fiume Tevere, a causa sempre di fattori antropici, tra cui il muraglione per proteggere la città di Roma, le cinque dighe idroelettriche, specialmente quella di Castel Giubileo, installate dall'Enea sull'asta fluviale, e negli anni specialmente dell'espansione urbanistica, dagli ingenti materiali di inerte prelevati dagli alberi. Quindi tutte queste cause hanno determinato un trasporto solido ridotto verso le nostre spiagge del litorale romano, sia ovviamente quella di Ostia, di Fiumicino, Fregene, Focene, eccetera. In più, l'intensa antropizzazione e anche alcune strutture di alcuni stabilimenti che funzionano come opere di difesa rigide e il canale dei pescatori con l'aggiunta dei moli che sono fatto tempo fa per evitare l'insabbiamento, che purtroppo non si è evitato. Il canale dei pescatori infatti trattiene e intercetta quel pochissimo sedimento che giunge dal nostro fiume Tevere e quindi è questo il motivo per cui il canale dei pescatori si insabbia continuamente e poi bisogna fare operazioni di dragaggio e fare analisi chimico-fisiche su quei sedimenti per poi utilizzarlo per il rifacimento delle spiagge nel nostro litorale. Noi siamo, diciamo, ci siamo espressi come parere negativo su questa realizzazione per un motivo principale, che tutte le opere di difesa rigida, come si legge anche dalle linee guida redatte dal Ministero dell'Ambiente, dall'ISPRA e dall'Enea, sconsigliano di continuare a realizzare e progettare opere di difesa rigida, quindi frangiflutti, pennelli o barriere e similari, perché oltre a essere costosi e oltre a essere palliativi nel mitigare l'erosione costiera e costosi, sono anche dannosi, perché
perché dalla posa di queste opere si innescano fenomeni erosivi in zone limitrofe adiacenti che, se non si fossero installate queste opere, non sarebbero mai andate in erosione. Casi emblematici li abbiamo anche sul nostro litorale. La foce del fiume Tevere, opere di difesa rigida, hanno spostato prima degli anni 90 l'erosione costiera ad Ostia Centro. E Ostia Centro ha avuto bisogno di un intervento che allora era un intervento innovativo nel 1990, che è partita questa opera, la barriera sommersa con rivascimento protetto. Altro caso molto più recente, Focene, gli ultimi 16 pennelli messi in opera, hanno spostato l'erosione a Fregene. Fregene sono 3-4 anni che sta in regime di erosione serio, perché non usufruisce più del trasporto sottoflutto proveniente da Focene, considerando anche quel pochissimo trasporto che veniva dal nostro Tevere, e quindi è andato in erosione. Questi pennelli inoltre creano anche un problema per i bagnanti, perché oltre a modificare il profilo morfologico, oltre appunto a determinare l'erosione costiera in zone limitrofe, originano anche delle correnti di ritorno, le rip current. Queste rip current si verificano o a ridosso della struttura o tra un pennello e l'altro, e fanno con i bagnanti quello che fanno con il semplice sedimento che giunge, ovvero spinge a largo. Quindi i bagnanti che non sono molto, non sono dei nuotatori esperti, rischiano di annegare. Casi di rischio di annegamento si sono verificati e si verificano quasi ogni estate, da cui l'ultima ad Ostia Ponente, la scorsa estate, ci sono stati 2 o 3 casi. Nella parte delle spiagge libere vicino al porto, di casi di rischio di annegamento a causa appunto di queste correnti di ritorno che spingono a largo. Allora, Quindi dobbiamo questi. ricordare, aspetti l'area, che stiamo parlando dell'area praticamente che sta un po' a destra e un po' a sinistra della rotonda, Esatto. della rotonda praticamente che pochi sanno che si chiama Piazzale Cristoforo Colombo, dove arriva da Roma la via Cristoforo Colombo. Un'area ovviamente piena di bagnanti d'estate, speriamo questa prossima estate potrà esserlo. E quindi questi qua sono dei pericoli, insomma, di cui stai parlando, notevoli e già sperimentati, cioè già, Sì, diciamo, verificati in passato. infatti sarebbe auspicabile non realizzare più queste opere, ma ove queste opere sono presenti, sarebbe auspicabile il posizionamento di una cartellonistica apposita al fine di sensibilizzare i cittadini e quindi i bagnanti sul pericolo che queste strutture, sui pericoli intrinseci che queste strutture possono causare, ad esempio correnti di ritorno, formazione di bughe e quant'altro. Inoltre, per Ostia Lavanti si pensa solo a quel piccolo pezzo di regime critico di erosione, ma non si pensa mai che Ostia Levante comprende anche delle aree a pregio naturalistico, addirittura un SIC, cioè un sito di importanza comunitaria. Infatti, questi pennelli verrebbero realizzati in prossimità della tenuta di Castel Porziano, di Capocotta e anche dell'area marina protetta delle secche di Tor Paterno, cioè aree di grande pregio a livello naturalistico, dove queste opere potrebbero determinare anche effetti dannosi sull'ecosistema dunale. Ricordiamo che a Ostia prima erano presenti le dune su tutto il litorale, poi ovviamente a causa dell'intensa antropizzazione delle infrastrutture, delle case e quant'altro, della realizzazione del porto, eccetera, nella parte urbanizzata, quindi Ostia Ponente, Ostia Centro, la parte di Ostia Levante, le dune sono state sostituite da altre strutture, principalmente infrastrutture, strade e quant'altro, e quindi se il Tevere può essere considerato come il nostro nastro trasportatore, le dune funzionano da consolidamento, cioè permettono, quando il bilancio dei sedimenti, perché l'erosione costiera è determinata da fattori naturali o antropici, principalmente antropici, perché i fattori antropici si verificano si attuano in brevissimo tempo, i fattori naturali invece hanno bisogno comunque di tempi geologici o comunque importanti per determinare un effetto. L'erosione costiera quindi è causata da fattori antropici o naturali che alterano il ciclo di sedimenti, quindi alterano il bilancio naturale tra apporto e sottrazione del sedimento, e quindi di conseguenza le dune, quando ci sono queste situazioni di disequilibrio, danno una mano a mitigare il fenomeno erosivo.
e quindi trattengono il sedimento e il logo sulla spiaggia grazie anche alla vegetazione dunale, perché tutti i pezzettini di legno che vengono anche depositati, diciamo, spiaggiati dal mare, come le conchiglie o comunque altro materiale naturale vegetale, specialmente la vegetazione presente sulle dune, ha una funzione di rifascimento naturale, ovvero trattiene il sedimento e contrasta l'erosione eolica e marina. Quindi aiuta in una zona che magari già è soggetta ad erosione costiera a far sì che il sedimento non si disperda e quindi non si perde dall'uomo. Cioè, praticamente quel deposito di materiale che generalmente vediamo dopo le mareggiate, dopo il mare mosso, non è un rifiuto, è un qualcosa di naturale e qualcosa di utile che serve proprio per anche trattenere la sabbia, sostanzialmente per evitare che la spiaggia si riduca. Sì, infatti tra le cause dell'erosione costiera, oltre ovviamente all'intensa antropizzazione, ovviamente oltre alle stesse opere di difesa, come dicevo prima, ad esempio l'opera di difesa rigida, perché quando si ipotizza un'opera si pensa solo all'efficacia nel mitigare l'erosione costiera o al posto, ma mai che qualsiasi opera io metto in un ambiente emerso o sommerso determinerà una reazione, un impatto o un effetto che può essere positivo o negativo. Sinceramente non nullo, e quindi non si pensa mai, poi si pensa sempre a quel pochissimo chilometro o metri che sono a forte regime critico e non si pensa mai a una visione d'insieme che sarebbe l'unità fisiografica, ovvero l'unità in cui vengono raccolti al loro interno tutti i pezzettini di spiaggia che hanno la stessa genesi, la stessa morfologia, la stessa geomorfologia, eccetera. E infine, altre cause che determinano l'erosione costiera sempre antropiche sono sia i lavori di manutenzione eseguiti sull'arenile attraverso mezzi meccanici profondi che giungono in profondità, che rompono gli aggregati di sedimento e liberano il sedimento che viene portato via dalla spiaggia, dal trasporto eolico, a meno che, cioè dal nostro libeccio, a meno che non ci sono le dune o barriere frangivento, o comunque legno o materiale vegetale in grado di trattenere questo sedimento in loco e non farlo per non farlo disperdere. E tra le altre cause sempre antropiche ci sono appunto l'asportazione di materiale che viene, ovviamente che giunge durante le mareggiate. Ovviamente anche ci sono molte associazioni che si occupano e fanno specialmente in inverno la pulizia degli areneti. Per carità, sono opere comunque importanti anche di volontariato, di associazioni molto, molto importanti, però bisogna stare attenti, accurati su cosa si preleva, perché dalla spiaggia, specialmente durante il periodo invernale autunnale, dove si verificano appunto le mareggiate e dove il vento è un fattore molto importante per far sì che il sedimento si perda dalla spiaggia, specialmente in zone dove l'erosione costiera è presente e si manifesta ogni anno sempre più imponente, anche a causa di una sorta di fattore naturale che in realtà non è un fattore naturale perché anche i cambiamenti climatici purtroppo dipendono da cause principalmente antropiche e non naturali, oramai. E il materiale spiaggiato, quindi, deve essere rimosso solo il materiale umano, cioè nel senso solo quel materiale che purtroppo viene rilasciato in maniera non corretta dagli esseri umani, quindi i materiali plastici, le fibre, qualsiasi cosa che è comunque antropico, mentre tutto quello che è naturale, come ad esempio i tronchi di legno, i legnetti, le conchiglie, i I frammenti residui di delle alghe. conchiglie, soprattutto i residui delle alghe, assolutamente, che in realtà non sono alghe, perché se ti riferisci alla posidonia oceanica o altre cose non sono alghe, ma in realtà sono piante perché è differente. Sì, vabbè, io ti chiamo da un po' a non scientifico. Sì, va bene, quella sorta che vengono chiamate sì alghe, quando le vedono sulla spiaggia dicono oddio, questo posto rende sporco, in realtà non capiscono che quel posto ha un elevato valore naturalistico, poiché sia nell'ambiente emerso che sommerso la posidonia contrasta l'erosione costiera. Quindi quel fogliame che genera, che sono non altro che le foglie secche che vengono depositate sulla spiaggia, rappresentano una risorsa fondamentale per mitigare l'erosione costiera, ma possono essere anche una risorsa per costruire biomateriali. Quindi sono fondamentali, non devono essere
utilizzato e considerato un rifiuto, come purtroppo è tutto quello che viene da testa unica ambientale depositato sulla spiaggia dal mare. E quindi sia appunto il legno, diciamo, i materiali vegetali, le conchiglie o altro devono rimanere in loco, non devono essere asportate, principalmente nella stagione invernale autunnale, dove comunque non c'è una particolare attenzione all'incolumità delle persone, poiché in genere chi si fa una passeggiata o altro ha delle scarpe o comunque un'attrezzatura idonea per comunque camminare su una spiaggia in cui ci sono anche presenze di pezzetti di legno e quant'altro. Ovvio, la situazione cambia all'inizio della stagione balneare per tutta la durata della stagione balneare, ma in quel caso, diciamo, mentre il materiale vegetale o le conchigliette o altro possono comunque rimanere in loco e i tronchi, anche grandi di legno, possono rimanere in loco, magari i pezzettini di legno possono e devono essere rimossi per garantire l'incolumità delle persone, questo ovviamente è ovvio. Ma nella stagione invernale autunnale devono rimanere in loco, non devono essere portati via. Praticamente l'ambiente di cui stiamo parlando non è costituito soltanto da acqua e sabbia, è una cosa complessa, altrimenti insomma pretendere che ci sia soltanto acqua e sabbia sarebbe, penso, come pretendere di camminare e fare una passeggiata in un bosco senza calpestare le foglie, insomma. Le foglie fanno parte un po' di tutto quanto il contesto. Senti, Ilaria, ma una cosa che volevo chiederti da tempo, ma questi pannelli, voglio dire, questi pennelli, se come verranno realizzati, e quelli che sono stati realizzati, in ipotesi, anche alla luce della verifica nel tempo che non sono stati molto efficaci nel contrastare l'erosione e anzi, come abbiamo detto, hanno creato più danni che altro, ipoteticamente potrebbero essere smantellati, si potrebbe ripristinare l'ambiente. Assolutamente sì, in teoria sarebbe auspicabile che vengano Immagino. rimossi, perché a differenza ovviamente di un porto o di altre strutture, tipo le infrastrutture, le strade o le case, non possono essere rimosse perché ovviamente ormai bisogna fare i conti anche con l'ambiente antropizzato presente. Ma le opere di difesa rigide, che comunque non sono idonee, ormai si è capito, ci sono stati studi e ricerche ovunque, quindi in bibliografia, oltre che proprio casi visivi, sia sul nostro litorale, ma in tutta Italia comunque sia, che queste opere di difesa rigide sono inefficaci, inutili e soprattutto dannose per il nostro litorale, per contrastare l'erosione costiera, sarebbe auspicabile la loro rimozione, o quantomeno sarebbe auspicabile evitare di insistere con queste opere. Sicuramente sarebbe importante considerare una progettualità che purtroppo manca, perché si pensa sempre a ragionare nel breve periodo, quindi a rincorrere l'emergenza. In qualsiasi cosa del dissesto idrogeologico, che può essere un'alluvione, una frana o anche l'erosione costiera, si pensa solo alla situazione momentanea di emergenza. Non si pensa mai a una visione di insieme, ad una progettualità anche a medio e lungo termine. In una progettualità a medio e lungo termine, per attuare anche altre opere che rientrano nelle opere non convenzionali o tradizionali, sarebbe auspicabile, quando si fa uno studio, anche valutare la fattibilità di rimuovere alcune opere di difesa rigide preesistenti sul litorale affinché l'opera e il modello che io sto realizzando funzioni, perché molte volte in alcune altre parti dell'Italia si inseriscono opere non convenzionali, però guarda caso alla lunga non è che funzionano tantissimo. Ma se io non considero tutto quello che c'è, e quindi non considero innanzitutto quali sono le cause passate, presenti, che mi determinano l'erosione costiera in quella zona, è ovvio che se io ho un litorale pieno di opere di difesa rigide, allora o devo fare un modello che mi considera tutto quello che mi blocca e mi interrompe il trasporto di solido del fiume. E ovviamente tutto quello che mi porta a monte della realizzazione del pennello, considerando appunto le correnti di ritorno e quant'altro. Oppure faccio un modello in cui capisco che siccome queste strutture tra i vari aspetti e tra i vari effetti sono quelli appunto di interrompere e bloccare il trasporto, devo capire se voglio continuare a insistere studiando insieme un modello che le consideri queste strutture oppure le elimini. Sarebbe auspicabile e più intelligente rimuoverle queste strutture anziché fare un ragionamento. Inoltre, una cosa che non si considera mai sono le correnti
diciamo, nei modelli che vengono studiati sono sempre modelli, diciamo, bilaterali. Non si considera mai le correnti di fondo. E la corrente di fondo invece è fondamentale per capire se quella struttura è in grado o meno nel contesto di risolvere, o meglio risolvere no, perché è causata anche da fattori naturali, come dicevo, di mitigare l'erosione costiera. Non si prende mai in considerazione, si usano solo modelli bidimensionali e questo porta a delle problematiche di valutazione, come si è visto. Purtroppo non si stanno facendo progressi, specialmente in alcune zone dell'Italia, dal punto di vista dell'erosione costiera, perché quello che è stato fatto 50 anni fa, che abbiamo visto che non funzionava, lo stiamo rifacendo nel Tra le 2020. altre cose, proprio parlando di cose fatte e rifatte, tra i vari, in questi interventi è previsto anche un piano, un programma di rifacimenti. Sì, ovviamente sì. Allora, un rifacimento intanto morbido, come è stato fatto ad esempio per tutto questo periodo ad Alta Levante, specialmente è stato fatto in inverno, con la draga che mi buttava la sabbia a ridosso della battigia, quindi sì, ovviamente non ha proprio senso questo intervento. Un rifacimento morbido ha poco senso perché comunque sia il rifacimento sì, può aiutare ad aumentare la superficie dell'arenile, ma se io poi ho in una situazione dove non ci sono altri fattori antropici che mi creano un problema, è ovvio che il rifacimento anche morbido può essere una soluzione, tenendo sempre a mente gli angoli di riposo, perché ad ogni classe dimensionale corrisponde un angolo di riposo. Se io sovrappongo sedimenti che hanno angoli di riposo differente, determino un equilibrio metastabile, ciò vuol dire che qualsiasi sollecitazione mi allontana il sedimento e mi rende inefficace l'intervento di rifacimento effettuato. È ovvio quindi che in una situazione in cui non ci sono vari contesti antropici che mi bloccano il trasporto o comunque che mi determinano l'erosione in zone limitrofe, è ovvio che solo anche il rifacimento può essere una soluzione per ampliare la superficie della nostra spiaggia. Ma in situazioni come ad esempio Ostia, pensare a fare un rifacimento morbido non ha assolutamente senso. Il rifacimento progetto che è stato fatto nel 1990 con una barriera sommersa è un intervento idoneo e intelligente. Poi è ovvio però che se nella barriera che sarà posizionata ad Ostia Centro e ad Ostia Ponente io non faccio manutenzione da 30 anni, capisci bene che l'intervento non ha tanto senso perché molte volte vengono progettati e messi in opera degli interventi, poi però ci dimenticano sempre di un altro fattore, che qualsiasi cosa io inserisco anche in un ambiente aperto e dinamico, specialmente come è il sistema spiaggia, deve essere monitorato e soprattutto si deve programmare, sempre per quella visione di non pensare al problema immediato de dell'emergenza, ma a lungo termine si deve ovviamente programmare una manutenzione, perché in questi anni quelle barriere non sono più in grado di mitigare l'erosione costiera perché ovviamente il moto ondoso, come tutte le opere di difesa rigide, il loro principio è quello di arrestare la forza del mare anziché assorbirla, come invece sono altre opere convenzionali che si utilizzano, che hanno invece questo principio, non Mi arrestare, sembra quindi che ne non abbiamo anche parlato contrastare. in altre occasioni. Esatto, non contrastare la forza dell'onda, ma assorbirla. Conseguentemente, quindi, queste strutture, negli anni, il moto ondoso le ha affossate nel proprio sedime, ha allontanato anche i massi laterali e quindi l'efficacia nel mitigare l'erosione costiera e di fare da forza la barriera che protegge l'arenile, ovviamente nel tempo è diminuita. Inoltre, per Ostia Ponente, c'è anche il discorso che queste barriere al di sotto avevano come fondo di base dei sacchi di plastica riempiti con materiale, una sorta di geotessili, di geotubo, che ovviamente con la forza del moto ondoso in questi anni, abbassando sul proprio sedime queste barriere, hanno fatto fuoriuscire questa sorta di sacchetti che sono giunti sulla battigia, con un costo molto eccessivo per i contribuenti e per l'amministrazione, perché quei sacchetti, essendo anche comunque molto fragili, sia perché sono soggetti all'irreggimento solare e anche diciamo, all'attività stessa del mare o comunque delle specie animali presenti nel mare, quindi sono molto sensibili a rompersi, deve essere incaricata una ditta apposita che è in grado di spostare
evitando che tale sacchetto si rompe, perché altrimenti si disperdono nell'ambiente, sia in atmosfera che in loco, le microplastiche, ovvero dei filamenti, con tutto il problema connesso di inquinamento ambientale derivante Che dalla abbiamo microplastica. documentato anche con libri TV, tutti questi sacchetti che spesso Esatto. emergono dalle spiagge. Senti, Laria, parliamo dell'evento del 10 giugno organizzato da SIGEA. Sì, allora, in realtà era un evento organizzato alla Casa del Mare per marzo, poi ovviamente l'emergenza sanitaria non ha permesso la sua realizzazione, noi l'abbiamo riprovato a riproporlo per il 10 giugno. Il 10 giugno in realtà sarà in forma mista, sempre ovviamente in base indicazione del governo e dell'andamento dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Dovrebbe essere alla Casa del Mare il 10 giugno, con modalità sia in presenza, ovviamente per un numero ristretto, mantenendo le distanze e tutte le disposizioni previste per la situazione che stiamo vivendo, e anche tramite Remtec, che ci fornisce, oltre ad averci dato il patrocinio, ci fornisce anche il sistema per trasmettere online il seminario, il convegno, e anche eventualmente per far partecipare dei relatori direttamente al convegno. Questo, diciamo, l'evento organizzato dalla Società Italiana di Geologia Ambientale aveva lo scopo di mettere a confronto tutte le persone, quindi sia le istituzioni, sia i semplici cittadini, sia le associazioni ambientaliste, ma anche le categorie associazioni di balneari, insieme all'interno di una sorta di tavolo, o comunque sia in questo caso di Casa del Mare, per far parlare le varie parti, quindi sia il mondo tecnico, ovviamente, sia il mondo istituzionale e associazionistico e di categoria, per far capire quali sono i problemi del nostro litorale, per far sentire a tutti, specialmente alle istituzioni, anche pareri di tecnici differenti, che ritengono che le opere di difesa rigide non devono più essere costruite, perché pensare di difenderci dall'erosione costiera con la costruzione di opere di difesa rigide vuol dire non aver capito il problema, purtroppo. E questo è quanto. Allora, Ilaria, a questo punto ci diamo appuntamento, poi magari potremo approfondire anche, magari anche prima, ma insomma, quello saranno i risultati di questo evento di giugno. Nel frattempo, sperando che si possa anche, diciamo, fisicamente, in presenza, poter apprezzare, il litorale romano e quello che resta, ci diamo appuntamento e ci possiamo salutare qui. Se hai qualche altra cosa da dire, puoi aggiungerla, se no ci possiamo salutare. Sì, dico solo un'ultima cosa, che la Società Italiana di Geologia Ambientale sta organizzando, sempre per considerare a 360 gradi il problema a tutto il litorale, sta organizzando anche un altro convegno, ancora con data e modalità da definire, ma siamo quasi in dirittura d'arrivo, per la parte ovviamente nord del nostro litorale, in modo appunto di valutare tutta la situazione e capire cosa sta succedendo nel nostro litorale nei confronti dell'erosione costiera e quali sono le possibili soluzioni e proposte da fare al mondo, specialmente delle istituzioni e specialmente della Regione Lazio. Perfetto, allora vedremo e sappiamo che Ilaria è impegnata su tanti campi, sempre al fianco dell'ambiente. Grazie ancora per essere stata con noi su Libri TV, seguiteci e facciamo circolare questo video. Grazie ancora Ilaria Falconi. Grazie a te per l'invito.